Ciao ragazzi, ci risiamo. Sta per terminare questo periodo di Quaresima, sta per terminare il periodo di Quaresima, non esultate, ma non il videocatechismo. E attenzione, quindi questo periodo che è cominciato dal cambiamento per passare attraverso l'ascolto, la preghiera e il perdono. Adesso, se non l'avete ancora fatto, mettete il video in pausa, prendete il quaderno del catechismo con la matita e dei colori, così ci prepariamo insieme alla quinta domenica di Quaresima. Nel Vangelo di domenica prossima ci parla ancora di questo lungo viaggio che sta facendo Gesù, che arriva alla casa di Lazzaro, del suo amico Lazzaro, e scopre che Lazzaro era morto da 4 giorni. Si avvicina a Gesù la sorella di Lazzaro, Marta, e gli dice: Gesù, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E Gesù gli risponde: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Poi Gesù vede Marta, Maria e i giudei tutti piangere per la morte di Lazzaro e si commuove profondamente. Ma si fida del Padre suo e quindi va verso il sepolcro e urla a gran voce: Lazzaro, vieni fuori! E ridà la vita al suo amico Lazzaro. Ora, in questa quinta domenica di Quaresima, Gesù ci chiede di liberare il nostro cuore dall'odio. Apriamo il nostro cuore a Gesù e facciamo spazio alla fede e all'amore. Questa volta mettiamo prima le parole chiave, fede e amore, e poi compiliamo le 4 nuvolette. Come prima cosa, Marta si avvicina a Gesù e gli dice: Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ed è la stessa cosa che noi facciamo ogni giorno. Ma Gesù, perché non mi stai a sentire? Perché mi hai fatto interrogare oggi che non ero preparato? Ecco, la risposta a queste domande sta proprio nel Padre nostro. Quando recitiamo il Padre nostro, diciamo: sia fatta la tua volontà. Gesù ci chiede una cosa fondamentale, di fidarci di Lui. Quindi la prima cosa che scriviamo è fidarci di Gesù. Dobbiamo avere fiducia in Gesù, perché anche se alcune cose succedono e noi proprio non ce le sappiamo spiegare, oppure pensiamo che Gesù ci ha abbandonato, dobbiamo semplicemente fidarci di Lui, perché Lui sa esattamente quello che fa. Poi Gesù come risponde a Marta? Io sono la risurrezione e la vita. Ed è quello che noi andiamo a scrivere nella seconda nuvoletta. Gesù è vita. Gesù è vita, ci chiede di avere fede, perché solo attraverso la fede noi possiamo vivere la nostra vita con la gioia, con la felicità, con la serenità, con la pace che soltanto Lui può dare. Poi succede un'altra cosa, che Gesù vede Marta, vede Maria, vede tutti i giudei piangere per una persona cara. E che cosa fa? Si commuove anche Lui, piange anche Lui. Questa cosa ci può sembrare strana, dici: ma come? Il figlio di Dio è umano, piange. Ebbene sì, perché? Perché Gesù è uno di noi. Gesù piange se noi piangiamo, sta male se noi stiamo male, è felice se noi siamo felici. Poi che cosa fa? Si fida di suo padre, va verso il sepolcro e urla a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Che cosa fa? Lo chiama per nome, Lazzaro. Ed è quello che andiamo a scrivere. Gesù ci chiama per nome. Gesù ci conosce uno a uno, sa esattamente quello che ci piace, quello che non ci piace, i nostri sogni, quello che vogliamo fare, conosce esattamente i desideri del nostro cuore e ci chiede una cosa veramente importante, ci chiede di fidarci di Lui, ci chiede di avere fede, ci chiede di credere in Lui, perché è solo attraverso la fede che possiamo veramente assaporare l'amore immenso di Gesù. Ora abbiamo detto che Gesù piange se noi piangiamo, Gesù sta come stiamo noi e noi adesso come stiamo? Isolati, da soli, scocciati, annoiati, chiusi in casa e così sta pure Gesù. Allora Gesù adesso ha bisogno di noi, Gesù ha bisogno di sapere che noi siamo suoi amici. Allora prendiamoci un impegno tutti quanti, diciamo: Gesù, noi alle 3, alle 4, alle 5 di ogni giorno ti vogliamo fare una telefonata. Ora Gesù il telefono non ce l'ha, non c'ha nemmeno WhatsApp. Quindi l'unico modo per metterci in contatto con Lui, per esserci per Lui, è la preghiera. Facciamo sentire a Gesù che noi ci siamo, che siamo Suoi amici e che ci fidiamo profondamente di Lui. Ora, finite di colorare il cuore, come sempre inviate la foto del vostro cuore alla catechista.
Prendiamo l'impegno della preghiera, questo sempre. E io vi saluto, insieme a me vi saluta Rosaria, Giulia, Valentina, Valeria, Giusy e un ringraziamento speciale al nostro caro Don Sebastiano. Ciao a tutti!